27 grandi interventi fra chiese, edifici storici e spazi urbani, dal Duomo al Teatro Antico di Neapolis, dal complesso dei Girolamini alle mura di Porta Capuana, sono in corso di attuazione per un importo complessivo di 82 milioni e mezzo di euro. Lo stato di avanzamento del grande progetto per il centro storico UNESCO è stato presentato in una conferenza nella chiesa di Santa Maria della Colonna. Abbiamo fatto un lavoro tecnico innanzitutto di revisione molto accurata di tutti i progetti. Lo abbiamo fatto alla luce dello stato di avanzamento di ciascuno e soprattutto rispetto alle scadenze del programma, per rientrare nelle scadenze naturalmente e quindi tutelare il finanziamento dove fosse possibile. Quindi quello che noi proponiamo oggi alla città è un piano UNESCO praticabile dal punto di vista della sua realizzabilità. Nello stesso tempo, in questi due anni di lavoro, ci siamo preoccupati di costruire anche un metodo per utilizzare questo progetto come uno strumento di rigenerazione urbana, e quindi abbiamo lavorato molto su coalizioni con altre istituzioni e anche lavori di coinvolgimento delle comunità. Secondo un'idea che abbiamo abbracciato fin da subito, che il patrimonio sia innanzitutto una struttura portante della vita quotidiana del centro storico di Napoli, e quindi in questo senso diciamo proponiamo anche una serie di progetti su cui abbiamo già avviato delle relazioni di collaborazione per sviluppare una vera e propria rigenerazione urbana e sociale intorno al patrimonio. Dal 1995 il centro storico di Napoli fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Nella motivazione fu evidenziato che Napoli è una delle città più antiche d'Europa. Un apposito piano di gestione servirà per tutelare e valorizzare il patrimonio storico. Il valore del centro storico di Napoli sta anche nel suo patrimonio immateriale, che è fatto dai suoi cittadini, e quindi da un mix sociale che renda praticamente il centro storico luogo per il turismo, anche per luogo per la vita quotidiana. Noi vogliamo da un lato restaurare ovviamente complessivamente il centro storico, però dall'altro anche mantenerlo abitato dai suoi abitanti. Limitare sicuramente, sia governare le attività commerciali, sia rendere compatibili, quindi sostenibili, sia bed and breakfast che case vacanze. Quindi questo riteniamo che noi non abbiamo tanti strumenti, perché oggi non esiste una regolazione nazionale su questo tema. Per esempio sulle attività commerciali abbiamo utilizzato la norma proprio UNESCO di conservazione, abbiamo resistito anche ai ricorsi che abbiamo avuto, quindi la cosa è robusta.